Ok, raga, oggi mi sentivo un po' nostalgico e non mi sto riferendo a quando si parla di un signore, quello coi baffi. Mi riferivo allo scimmione, quindi l'ho portato a Zenkai 4, ieri non ce l'ho fatta a giocare abbastanza, quindi cioè non l'ho portato nel video né niente. E ho detto, ma perché no? Ficchiamogli dentro tre Zenkai Bench, mettiamogli anche i Monkey Boys che tanto si vanno a puppare le Zenkai Bench anche loro. E poi mi è presa bene di metterci il Super Saiyan 4 come leader, perché così alla fine mi è sempre piaciuto. E c'è anche da dire che perlomeno gli salva un attimino il culo eventualmente dai Rising, perché cioè non c'è Revive, non c'è Endurance, non ci sono Goku e Bardock. Che prima o poi arriveranno, perché io giocherò Bardock insieme a Gogeta, però non oggi. Oggi giochiamo un team GT. Gogeta l'ho buildato con doppio, diciamo, puro, anche se in realtà non ho quello delle coop, cioè ce l'ho, ma non l'ho ancora portato diciamo, a un livello decente. Gli ho messo questo che è praticamente la stessa roba, un po' più piccina, questo da 15-10, mentre quest'altro da 15-12, quindi nel senso un po' meglio, però vabbè, mal che vada. E poi gli ho messo questo, perché comunque è un altro puro, gli dà, vabbè, le prime tre, chiaramente perdiamo questo perché non ci sono tre movie, però ci becchiamo un altro 15 sulle strike, che associato comunque alla salute e a queste altre cazzate, tutto sommato non è male, doppio puro, tre Zenkai Bench, ci sta. Gli altri buildati abbastanza classici, abbastanza, cioè anche un po' con le pezze al culo, oserei dire, anche un po' con le pezze al culo. Vabbè, proviamoli, proviamoli. Ah, raga, vi ricordo che dovete assolutamente lasciare like al video perché il GT se lo merita. Il GT se lo merita. Io vado subito perché io non ho la pazienza. E ok, 17, stavolta un po' di pazienza l'ho avuta. E ora entriamo subito con la scimmia. Vabbè, Goku, sei entrato, ma non ti temo perché ho tutte blast. Ho un monkey scimmia gigante incredibile, full blaster. Ok, Jiren, te magari. Cioè, non ti si vedeva dal 1700, no, dall'uscita di Goku Ultra Istinto praticamente, però. Evidentemente. Ok, non andare indietro, non andare indietro. Mi danno fastidio quelli che vanno indietro. Lui va indietro all'infinito! Dai! Facciamo così, va. Riesco a prendermi. Facciamo così. Giustamente. Va bene. Riproviamo. Riandiamo di blaster perché praticamente noi abbiamo solamente i blaster. Vado? Sì. No, che bruttura. Ok. Cioè, posso fare qualcosa? No? No, questa preferirei di no. Vabbè, invece mi tocca. Invece mi tocca, va bene. Sì? Non faccio niente. Non faccio niente. Provo a non fare niente. Me lo butti giù, Cristo santo? Mi sa di sì, raga. Mi sa di. Vabbè. Lo accetto, lo accetto. L'ho preso? Ditemi di sì, dai, mi sa di no. Va bene. Va bene, facciamolo, dai, almeno gli entra subito questa roba. Ok, non penso di crepare. Ma io avevo fatto i pugnetti, ma perché non prende quello che deve prendere? Vabbè, salviamolo, dai. Ok.
Minchia, ok, meno male mi sono salvato col colore. Facciamo così. Ok, Goku. Facciamo entrare Gogeta, dai. Io la faccio, spero non ci sia già quel vigliacco di Jiren. E invece c'è, vediamo, vediamo però, dai. Peccato. Ok, ci ho provato, non è riuscito, d'accordo. Va bene, io lo faccio, raga. Lo faccio. E tiri sto Rising, oh no, Dio santo. Eh sì, me l'ha tirato, ma non nel momento giusto. Non in quello. Dai. Ok. Ok, ci siamo tolti dalle palle gire. Preso? No. Facciamo così, d'accordo. Preso? No? Sì? No? No? D'accordo, con questa sì, però, va bene. Ok. Non laggarmi ora, grazie. Ok, non volevo tirare la strike. Dai, 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 Gogetone. Ma minchia di Dio, 17 ti mando in pensione, eh. Porca madonna. Ok. Ok, rimane Goku. No, non lo facciamo crepare. Non lo facciamo crepare, non lo facciamo crepare. Volevo provare quella roba che si pesca la Ultimate. Minchia, però, c'ha un buco di culo di energia, gli è rimasto. Ok. Preso? No, però posso prenderlo così. Vediamo. E c'è la disconnessione della perdita della pazienza, della spazientazione. Era tanto, non la vedevo. Ok, siamo contro queste bestie qua. Chiaro, va bene. Ma io lo faccio subito. Vabbè, l'ho fatto subito, ma in realtà non benissimo, direi. Va bene. Va bene. Ok, facciamo così. Questa te la tiro e poi ti tiro anche questa, così e via, dai. Ok, mezza energia su Vegeta, accettabile, dai. Va bene. Facciamo così, va. Sì, ma non stare solamente fermo e scambi, porca madonna. E io gliela tiro, ma io gliela tiro, dai, gliela tiro. È già pronto Vegeta? No. Ok, ci siamo tolti dalle palle i top boys. Questo non mi interessa, grazie. Nemmeno questo. Ok, qui una pescatina però ci stava, eh. Vabbè. Ok. Ok. Peccato, questa l'ho... cioè, in realtà l'avevo fatta bene, ma mi ha laggato e quindi me l'ha droppata.
Beh, ecco, potevo anche tirargli il Rising che mi prendevo le sfere, però avrei buttato comunque la Ultimate, quindi vabbè. Ok, bello. Sì. Va bene, dai, va bene, lascio andare a lui. Giallo, c'è Vegeta rosso. Ok. Lo salviamo. Ok. Ok. Glielo tiro, raga, tanto che cazzo me lo tengo a fare. Ok, ok. Va bene. E questa non me l'aspettavo, devo dire la verità, non me l'aspettavo, va bene. Ok. No. È andato indietro, sai. Ok. Ok, siamo contro la bestia. E io la provo, ma chiaramente nessuno attacca. Io tutte le volte la provo, ma mamma mia. Oh, va bene, oh mamma mia. Va bene. Incazzato questo proprio, eh. Va bene, Gohan. Riesco a beccarti, santo Dio. Cazzo va in floating. Dai Gogeta, ti provo. Peccato. Peccato, c'è Picciolo. Subito, subito. No. Facciamo così, ma non ho carte, quindi non posso far niente. Oh. Mi sembrava un tackle, invece era una strike, d'accordo. Non male. Io gliela pianto, raga. Vediamo chi se la piglia. Ok. E il Rising! È così, per magia è apparso il Rising! Lo santo! Preso? Che succede, bestia? Che succede? Vai, ci siamo tolti dalle palle il più problematico. Ok. Direi danni accettabili. Ok, piccolo. Cazzato, piccolo. Io te la tiro. La faccio a levarmi da coglioni? No. Ma facciamo così, dai. Tanto che ci faccio con lui. Sì. Ma se no, no, dai. Ma se no, no. Ok, 17. Tanto te in questo match non sei servito a niente. Vediamo di levarti subito dalle palle così prepotentemente. E ci risiamo, e ci risiamo. Ok, ok. Ok raga, ultimo match perché come sempre registro la sera tardi. Io me la sono tirata a caso e ci fosse una volta che quando faccio le cose a caso vanno a buon fine. Mai, minchia quanto aspetti però. Ok. D'accordo. Va bene Pan. D'accordo. Giusto per accumularmi un po' di sfere, perché tanto non ti faccio un cazzo, va bene. Va bene. Preso un pieno. Bello proprio pulito.
È ripreso, dai, ok. Sono stato furbo, sì. Oh, un'altra non me l'aspettavo però, Dio santo. Non mi aspettavo neanche che andasse a dritto in questo modo. Facciamo così, va. Devo a questo punto. A questo punto devo. Ok. La faccio a levarmi dalle palle uno? Ma io lo faccio. Lo faccio. Lo faccio. Ok, vediamo, vediamo per curiosità, per curiosità. Direi benino. Mamma mia, quanto aspettano con questi PB, mamma mia. Quando è che arriverà il giorno in cui elimineranno i PB da questo gioco? Come si starebbe meglio? Cioè, come si starebbe meglio? Si stava bene... Io lo faccio. Io lo faccio. Potevo buttare i monchi in realtà perché... Vabbè, però tutto sommato forse è meglio così. Senza PV come era un tempo, cioè se annusavi che avevi fatto il PV è ok, entravi in combo. Se ti eri sbagliato, cazzi tua. Dai fan, rientri? Ok. Potevo prendermi il Rising, tutto sommato. E che dino. Ci mancherebbe altro che non andasse subito. Facciamo così, va. Io faccio. Lo faccio proprio a caso così. L'ultimate non basta. Non ti vai di lato. Eh sì. Ok raga, basta così perché veramente, a parte che è tardissimo, ma per registrare questi match ci ho messo una vita e mezzo, perché chiaramente, cioè, Gogeta secondo me molto valido, però gli altri due sono veramente con le pezze al culo. Cioè il problema dei personaggi vecchi è che proprio anche a livello di hit, cioè io sento la differenza con i personaggi nuovi. Cioè Gogeta bello, secondo me bello Zenkai, anche a Zenkai 4, vabbè che c'aveva le Zenkai Ben eccetera eccetera, però mi è piaciuto come personaggio, ma Goku Super Saiyan 4 e i Monkey li ho sentiti veramente invecchiati troppo, troppo, troppo. Quindi lasciamo perdere ora i danni, ma anche proprio come abilità particolari, kit particolari. Cioè, vediamo con questa campagna del GT come si evolverà. Per ora riproverò chiaramente Gogeta, magari nel Fusion, con Gogeta Ultra e Vegito Ultra. E niente, fatemi sapere anche voi un po' di team dove l'avete provato, dove vi è piaciuto di più, insomma.